rivoluzione. Ebbene, nella tradizione ebraica non è così. Ed è molto bello, per esempio, un'immagine di Benjamin, di Walter Benjamin, il quale dice: non è questa la rivoluzione che noi vogliamo, non è la locomotiva che va con il progresso scientifico, eccetera, eccetera, ma è, usa un'altra immagine, è tirare il freno della locomotiva, arrestarlo, cioè è l'idea della interruzione. L'interruzione, la rivoluzione è intesa come interruzione. E questa interruzione, come diceva prima Schulim, cioè è insieme, è qualcosa a cui si deve, a cui paradossalmente, diciamo, da un lato un paradosso del messianismo ebraico. Il messianismo ebraico è un po' diviso tra due modalità, cioè da una parte c'è l'attendere, lui ha detto giustamente l'attesa, come dire, è la condizione esistenziale un po' dell'ebraismo, dell'ebreo, però dall'altra parte c'è anche l'agire, quindi è un po' un equilibrio tra agire e attendere. E perché agire e attendere? Perché naturalmente agire vuol dire assumersi la responsabilità di quello che deve venire, arrivare, ma attendere perché? Perché se io penso che tutto cambia semplicemente per la mia volontà, in realtà questo è un po' un atteggiamento, come dire, superbo, no? Invece la concezione proprio dell'agire, però attendere, saper aspettare che cosa? Saper aspettare il futuro, che non è, io non lo chiamerei neanche futuro, lo chiamerei avvenire. Perché? Perché non è un tempo chiuso, non è qualcosa che noi, diciamo, possiamo trattare come un oggetto con cui facciamo quello che ci pare, ma è l'avvenire, un tempo aperto, un tempo che noi non possiamo dominare, che non possiamo controllare, ma per cui siamo chiamati ad essere responsabili, quindi ad agire, e dall'altra parte siamo chiamati anche ad attendere in modo aperto. Ecco, questo è un po' l'idea del tempo nell'ebraismo, dove in questa possibilità di una interruzione c'è anche, io mi ricordo, io diciamo penso che oggi uno dei grandi temi, non so se voi ne avete parlato qui finora nei dibattiti che ci sono stati, è uno dei grandi temi, diciamo, non solo in Italia ma in Europa e comunque dove ci sono comunità ebraiche vive, è quella della identità ebraica, cioè che cosa vuol dire essere ebrei. E soprattutto si può parlare di una identità, fino a che punto si può parlare di una identità? C'è una definizione, è possibile definire l'essere ebreo? Ebbene, in una discussione che il filosofo Jacques Derrida, per esempio, riporta sulla una sua riflessione sull'essere ebrei, una delle frasi che lui riporta è quella di uno storico che è scomparso da poco, che si chiama Yerushalmi, il quale dice: un modo per non definire, perché è una parola brutta, ma dire che cos'è l'ebreo e dire, è una sorta un po' di ingiunzione imperativo che suona un po' così: in avvenire ricordati di ricordarti dell'avvenire. E perché è importante questa frase, in avvenire ricordati di ricordarti l'avvenire? Perché c'è l'idea che
Il futuro, o meglio l'avvenire, si costruisce sulla base della memoria, cioè che la memoria del passato è la base su cui si agisce per il futuro e si attende l'avvenire. Cioè c'è questo intreccio continuo tra passato e futuro, e soprattutto c'è anche un'idea importante, cioè l'idea è che la interruzione che deve portare il mutamento, il cambiamento, la rivoluzione anche del tempo, quindi anche del tempo messianico, è sempre anche un riscatto del passato. Cioè in qualche modo noi siamo stati attesi anche per riscattare l'ingiustizia del passato. E questo vuol dire guardare nel presente all'avvenire, ma un po' come fa l'angelo di Clay, a cui fa sempre riferimento Benjamin, no? Guardare però anche al passato, guarda al passato, e quindi perché il passato ha bisogno di essere riscattato. Questa è un po' l'idea di questa grammatica dei tempi messianici, che io però adesso, poi per parlare più in particolare del libro, dirò soltanto ancora pochissime cose. In realtà nel mio libro io faccio un po' una sorta di ermeneutica, di interpretazione di alcuni testi. Il primo testo è un testo in realtà molto famoso, perché è un testo di Bereshit, di Genesi, che è un racconto, il racconto della Torre di Babele. E questo racconto della Torre di Babele io l'ho interpretato sulla base di diverse fonti ebraiche, diciamo dell'ermeneutica ebraica, non solo quella rabbinica ma anche cabalistica, eccetera eccetera. E per essere brevi, quello che viene fuori è che di solito si pensa che in questo racconto, dove c'è la torre famosa di Babele che crolla, no? E c'è Dio che punisce i babelici. I babelici sono questa generazione della divisione, no? In realtà, se noi andiamo a leggere bene questi versetti davvero molto interessanti, in realtà Dio scende, dice scendiamo, ma scendiamo, dice, per confondere il loro labbro, in modo che non intendano più l'uno il labbro dell'altro. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto dei babelici, che è un progetto in realtà molto, molto attuale, molto contemporaneo, è un po' una sorta di progetto totalitario, concentrazionario. I babelici vogliono concentrarsi, si concentrano, no? In un'unica città, in un'unica grande metropoli, dove viene edificata una torre, e dove in realtà, in un crescendo diciamo idolatrico, cioè la torre, la città, la torre e il nome. E il nome è veramente, diciamo, il culmine dell'idolatria. Perché? Uno dice, ma come mai? Ebbene, anche questo è un tema, mi sembra, molto, molto, molto attuale, perché l'idolatria sta proprio nel volersi fare un nome. Nella assoluta esigenza di essere famosi, va bene? Che il proprio nome venga citato, quindi il bisogno di eternarsi con il nome. Vogliono farsi un nome, che in ebraico il nome si dice Shem, e in realtà questo progetto è anche idolatrico, perché Dio in ebraico ha tanti nomi, e uno dei nomi è Hashem, cioè è colui che, come dire, è il depositario del nome, è il nome per eccellenza. E dunque